Semedo è 40 milioni di euro, il valore di Garcia è di circa 6 milioni. Probabilmente andranno su una ipervalutazione di 50 milioni complessiva per tutte le operazioni, quindi sostanzialmente il City acquisterebbe Semedo a 50, noi acquisteremmo Garcia e Cancelo sempre a 50, e tutte e due le società farebbero la plusvalenza. Ovviamente stiamo sempre parlando di cifre fittizie, perché poi nella realtà non verrà cacciato un euro da nessuna delle due società. È sostanzialmente un meccanismo come una volta facevi lo scambio di prestiti, adesso non si può più fare, si inventano questa cosa e generano una plusvalenza. È stato il presidente della Confederazione Mondiale del Pegno, e allora la prima domanda che gli hanno fatto è, dice, conclusa la Liga, come affronta ora, dice, la sua federazione l'estate? Dice caro Antonio, al margine della situazione provocata per la pandemia, dice, siamo pendenti, dice, della partecipazione del Barça nella Champions, e tutto il movimento pegnistico, dice, appoggia, dice, la squadra in queste sfide che abbiamo davanti. Dice, come si immagina, dice, il calcio il 12 settembre quando ricomincia, quando comincia la Liga 2020-2021? E dice, vedendo le circostanze attuali, l'inizio della competizione a settembre non è che sarà molto diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. E inoltre, dice, come salgono i contagi, dice, tutto questo, dice, è molto difficile, dice, che questa situazione cambi. Dice, pensa, dice, che quando si aprono gli stadi, gli stadi saranno a numero completo, a numero ristretto. Dice, prevedere, dice, che ci sia pubblico negli stadi in questo momento è una chimera. Nonostante, dice, consideriamo che prendendo le misure necessarie e seguendo certe raccomandazioni potremmo avere qualcosa di pubblico negli stadi, però ovviamente sarà una cosa abbastanza limitata. E dice, che sente al vedere una partita senza pubblico? Tristezza o rabbia? E dice Gil, dice, quando uno vede uno stadio vuoto sente più di tutto impotenza, perché uno non può partecipare attivamente. Nonostante, dice, comprendiamo la situazione, perché dobbiamo lottare contro il coronavirus. E dice, che sequele le ha lasciato il coronavirus? Le sequele del coronavirus, anzitutto, sono tutte le persone decedute e tutti quelli che si hanno contagiato. Dice, inoltre, abbiamo sofferto la impossibilità di aprire i nostri locali, di generare risorse economiche per coprire le spese fisse che hanno le nostre entità. E quello è, adesso intenteremo minimizzare al massimo queste sequele causate. Se durante la pandemia il comportamento delle federazioni è stato esemplare, hanno realizzato azioni solidarie e solidali, hanno occupato dei vostri pegnisti, dice, di cosa è più orgoglioso? Abbiamo fatto tante attività, non solo qui alla Spagna, anche nel resto del mondo. Abbiamo collaborato con la Croce Rossa, con i banchi alimentari delle differenti zone, abbiamo fatto campagne per la donazione del sangue con Manos Unidas,
La nostra collaborazione è stata con risorse economiche e materiali per far, diciamo, più per alleggerire il lockdown. Siamo molto soddisfatti di queste azioni che abbiamo fatto. Crede che le tifoserie saranno più unite che di prima? Questo problema ha stretto i lacci in questi tempi difficili. E nei momenti difficili è quando tutti ci siamo uniti e abbiamo realizzato sforzi insieme. Dice, tutti abbiamo intentato contribuire per abbassare un po' gli effetti di questa pandemia. E dice, questo rapporto stretto, dice, in momenti difficili come questi, ha fatto che questi momenti potevano essere un po' meno duri. Dice, come ha evoluto il rapporto tra le tifoserie e tra i club? Il nostro rapporto con la giunta direttiva di Barcellona è molto vicino, dice. La complicità tra il club e la tifoseria è proprio un esempio, è esemplare. Abbiamo convegni firmati e questi li abbiamo rispettati. E cosa le chiederebbe al presidente del suo club per la prossima stagione? Non le chiederei niente, niente in speciale, perché in queste circostanze negli obiettivi sociali di Barcellona siamo complici, perché siamo implicati. Saremo del lato dei responsabili del calcio, perché le sue decisioni sono le corrette, e non ci sono decisioni che si possano prendere in queste circostanze difficili. Ma se avranno che peso avranno i tifosi a partire da adesso? No, non è da ora, quando siamo presenti, siamo sempre presenti. Prima del coronavirus già avevamo convegni firmati col club e mantendremo questi accordi e ovviamente li porteremo avanti. Il Congresso Mondiale di Peña è un formato più ristretto, adeguato alla realtà, che faremo nei primi 15 giorni di ottobre. E lì potremo esprimere qual è la previsione e gli obiettivi condivisi per la prossima stagione. Tornerà il calcio a essere come prima? Sì, i protocolli attuali faranno che cambiamo la forma di vedere il calcio, ma non la intensità, non la sostanza con la quale la viviamo. Sono di quelli che hanno fiducia che la società saprà trovare una soluzione a questa pandemia, ma senza il vaccino credo che sarà molto difficile tornare alla normalità. Che la prima cosa che farà quando possa occupare il suo posto nello stadio? Niente di speciale, perché il calcio e il Barcellona sono un sentimento, e i sentimenti si devono espressare, si devono esprimere in modo naturale. Quei sentimenti io ne ho quando faccio una videoconferenza, quando vado allo stadio, quando vedo una partita in televisione. Gli affezionati, i tifosi, siamo l'animo e l'anima del Barcellona.
la maglia classica blaugrana, molto, molto semplice, iconica, che è una delle maglie che rappresenta il Barça, con lo scudo Club de Football, essendo chiaramente negli anni franchisti, colletto girocollo per le maglie, per la versione maniche lunghe. Negli anni precedenti c'era, negli anni 70 il Barça ha indossato anche la versione più stile camicia, con la versione proprio colletto da camicia, i numeri in similpelle bianchi, e appunto il Barça va a incontrare il Real Madrid il 20 novembre del 66. L'arbitro Ortiz de Mendibil, uno degli arbitri più titolati in quell'epoca, definito anche arbitro di camera del Real Madrid. Poi si scoprì, insomma, si venne a sapere che aveva anche, insomma, dei rapporti con il club blanco. Sì, perché al 90esimo il risultato era ancora inchiodato sullo 0-0. La partita si prolungò in maniera del tutto clamorosa per quei tempi, soprattutto, ma anche per i tempi attuali, 11 minuti di recupero. Lì si possono vedere magari, ma neanche oggi che si fanno le varie pause in questo campionato, no, Max? Esatto. Ricordiamo che in quell'epoca si davano più o meno tra i 15 e i 30 secondi, la media era 15-30 secondi di recupero. Quindi 11 minuti è stato una... No, non lo sappiamo come definirlo, una barbarità, si direbbe in spagnolo, una barbarità, sì. Insomma, ecco. Succede che al 94esimo il Real Madrid riesce a portarsi in vantaggio con Veloso. Esatto. E quindi il Madrid in vantaggio, sicuramente per nascondere meglio l'inganno, l'ultimo lungo di altri sei minuti, l'incontro durante il quale non successe nulla, il Barça uscì sconfitto dal Bernabeu. Sì, ricordiamo che non si sapeva quanti minuti di recupero l'arbitro avrebbe dato. Diciamo che negli anni 90 il pubblico ha cominciato a sapere quanti minuti di recupero dava l'arbitro. Quindi, come ha detto giustamente Andrea, l'arbitro ha dato un recupero. Si è continuato a giocare al 94esimo. Ha stato assegnato il gol del Real Madrid e lui ha continuato a fare giocare altri 7 minuti in più al gol del Real Madrid, quindi fino ad arrivare al 101esimo minuto. Sì, infatti lui si difese dicendo che aveva fatto il suo dovere, perché lui teneva sempre due orologi e entrambi indicavano lo stesso minutaggio.